due o 300 i tifosi del Perugia che accompagnano la squadra ovunque vada. I pullman sono sempre garantiti e assicurati in trasferta. Per loro è il grifo, la fede. E nella sede degli ingrifati, così si chiamano questi ultra speciali, c'è grande fermento. Oggi si gioca in trasferta, si va a Roma. Questo oltre che le nostre sciarpe, quelle... Queste sono sciarpe scambiate, forse. Diciamo, sono, come dicevi tu, scalpi. I simboli alle pareti parlano chiaro. Il colore della loro passione sportiva e politica è il rosso. Il loro profeta Che Guevara. Sicuramente siamo antifascisti. Antifascisti? Antifascisti. Antirazzisti. Antirazzisti, e quindi è logico che la nostra ideologia è tendente verso sinistra, poi dopo... Ognuno dopo ha la facoltà. Non è che facciamo campagna elettorale adesso, neanche in questo periodo, né mai. Però sappiamo bene, insomma, come la pensiamo. Contro il Parma abbiamo organizzato un'iniziativa Stop al Razzismo, dove abbiamo riempito tutto lo stadio di cartoncini per rispondere a questi atti di razzismo che c'erano in tutti gli stadi d'Italia, ululati, no bu, sono proprio ululati, che è diverso. La gente continua a dire bu, ma sono proprio u, che è ancora diverso e ancora più dispregiativo nei confronti dei giocatori, insomma, neri. Gaucci non è un perugino, non è un perugino Gaucci. E quindi gestisce la società del Perugia come un'azienda e appena che può offende i tifosi del Perugia. Incredibile, Materazzi, capitano del Perugia, segna un gol importantissimo sotto la curva nord, il gol del pareggio, tutta la gente che esulta è lui. Perché la squadra futura. Perché non se la sente di esultare contro i suoi futuri tifosi. E noi che siamo, stronzi, no, capito? Alle 11 si parte da Perugia a carichi di bandiere, di vino e di passione. One, one, two, three, four. Felicità! Tutta la giornata in mezzo alla strada, la felicità! D'Agostino, cappello sotto la felicità! Dai Agostino, parlaci dietro la felicità! Felicità! Agostino! Questi sono i soldi del pullman. Va bene, dopo manderemo la fattura. Va bene, grazie. 40.000, paralisi. No, cattivi non sono cattivi, sono tutti bravi. E hanno disfatto il pullman qualche volta? Qualche volta hanno sporcato, ma dopo quando arriviamo saranno tutti da fare per ripulire. Ho battuto sul campo, abbiamo battuto gli ultras della Roma, noi siamo felici, loro se lo ricorderanno per tutta la vita. Quanto avete vinto? Abbiamo vinto 2-0. Chi è che ha segnato? Che Guevara. Il bomber. Fagli vedere Che Guevara. Fagli vedere Che Guevara dai romani. Dopo fagli il secondo vedere. Gol. Fagli vedere il compagno Che Guevara. Gli sono andato sotto. Sì, sì. No, vabbè, no, c'è niente di male. Abbassa, abbassa. Gli sono andato sotto. Vedesti che faccia che c'avevo. L'ultras, essere ultras significa esserlo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. È un discorso che va oltre il calcio. Il semplice tifoso ti va allo stadio solo la domenica, magari durante la settimana ti legge il giornale, però ferma lì, non va in trasferta, o il discorso si chiude lì. Invece l'ultras si riunisce il martedì sera, cerca di è sempre vicino alla squadra tutti i giorni. Quando va male sono loro che vanno a discutere con i giocatori, che vanno a parlare con la società. Questa è una maglietta che esprime un po' il simbolo della curva, nel senso che ci sono sostanzialmente due gruppi che a finalità si possono sommare, vedi, questo c'è l'armata, però dietro c'è il simbolo nostro. Strada facendo si uniscono altri quattro pullman. Oltre agli ingrifati arrivano ancora ultra, quelli dell'Armata Rossa e delle Brigate. Nomi aggressivi solo sulla carta. Siamo il Zorgaucci e suona le campane. Andremo attorno al filo, asciugaglie la cantina. Adesso non ci fanno fermare su nessun autogrill, né per prendere da bere, né per prendere da mangiare. Né per fare pipì noi.
50 chilometri da osservati speciali, con l'urlo delle sirene che ogni tanto raffredda il clima. Roma, vaffanculo, Roma, vaffanculo. Apri, oh, è rotta! Sabona! Devono scendere solo quelli che sanno il biglietto, basta! A pochi minuti dal calcio d'inizio entriamo, guardati a vista, in un recinto destinato appositamente ai tifosi del Perugia. In testa c'è lo stesso sogno di tutte le domeniche, uscire a testa alta, anche quando, come oggi, la sfida è tra Davide e Golia, Roma contro Perugia. Attenzione, al limite dell'area di rigore c'è Totti, allarga destra, ancora per Cafu, la conclusione, il punteggio di 0-0, questa è Umbria Radio, palla in mezzo e finisce sul fondo. Forza Imola, forza Imola,